comincia? Oggi si parla di rivoluzione, la rivoluzione russa. Naturalmente è un tema molto ampio, io dovrò un po' limitarmi a quelle cose che diciamo ritengo più importanti per capire di che cosa si è trattato e selezionare il materiale in modo, cioè, soprattutto sottolineando quegli aspetti che ci servono poi per capire tutto quello che succede dopo, sia sul piano della storia che su quello della letteratura. Il nostro è un brutto mestiere, no, in realtà un bellissimo mestiere, ma un mestiere duro, perché a differenza delle altre letterature, dove voi un po' essendo una storia genericamente europea, tante cose le sapete già, un professore di letteratura si può limitare a parlare solo della letteratura, io, come avete notato l'anno scorso, devo parlare anche molto di storia, perché voi di questa storia legittimamente non ne sapete moltissimo, ma trattandosi di un paese che ha avuto una rivoluzione così importante, che ha cambiato completamente il suo volto, è chiaro che della letteratura non si può capire assolutamente nulla se non conosciamo un po' anche questa parte della cosa. Dunque, la rivoluzione russa. È in corso la guerra, che sta andando piuttosto male. La Russia è un paese fragile, con un'organizzazione fragile, lo abbiamo già detto nelle lezioni scorse, un'organizzazione sbilanciata. In alcuni centri c'è un'industrializzazione molto forte, il progresso, una cultura urbana, una civiltà urbana, la maggior parte invece delle aree sono ancora molto arretrate. Il commercio è difficile, le vie di comunicazione sono difficili, l'agricoltura è molto arcaica, e tanto più col commercio che va in crisi durante la guerra, le comunità contadine si chiudono molto su se stesse. Il sistema politico, ne abbiamo parlato, è anch'esso ormai screditato, arcaico. Ormai quasi nessuno più sopporta il regime politico di cui lo zar è il rappresentante principale. Lo zar, tra l'altro, di suo come personaggio è molto limitato, un uomo dalle scarsissime capacità. Se non fosse nato zar nella vita, non so, non nomino nessuna professione, perché non voglio offendere nessuno, tutte sono degne di rispetto, ma sicuramente non gli avrebbero fatto fare il Presidente della Repubblica, ecco, uno così. E questa cosa durante la guerra diventa quasi parte del diventa parte del folklore nazionale, girano aneddoti. Il reato di lesa maestà è il reato più diffuso in assoluto. L'appellativo che viene rivolto allo zar più spesso è durak, che vuol dire, in toscana sarebbe bischero, ognuno di voi lo può tradurre nel proprio dialetto locale come meglio crede. Pensate che addirittura i contadini, o insomma le persone che non volevano andare al fronte, perché non volevano andare in guerra, era un espediente molto diffuso farsi sentire da tutori dell'ordine mentre si offendeva lo zar, così si finiva in galera e non si andava al fronte. Quindi veniva anche gonfiato in questo modo, cioè dare del coglione allo zar era il modo migliore per non finire al fronte. C'è anche tutto il folklore legato alla figura di Rasputin, Grigori Rasputin, un santone siberiano che entra a corte perché è considerato in grado di bloccare le crisi di emofilia dell'erede al trono, il povero Alessio, che è malato cronico di emofilia. Anche questa cosa ve l'ho già detta, screddita la casa imperiale, il fatto che
l'erede al trono sia malato, sia sostanzialmente un invalido, per la cultura tradizionale russa getta discredito, un'onta per la casa regnante. È una cosa che a noi sembra barbara, chiaramente, ma nella cultura contadina, la cultura contadina, vi ricordate, l'abbiamo detto l'anno scorso, è basata sull'idea della fertilità, il culto della fertilità, della forza generatrice. Uno zar che è solo in grado di generare solo femmine e più l'unico maschio, un invalido, è considerato colpevole, è uno che ha peccato contro la fertilità, contro la legge fondamentale della cultura contadina. Ricordate le rusalchi, le donne morte vergini, trasformate in demoni. Voi dite, poverina, è morta, non è mica colpa sua. È un tabù, non c'entra, non c'è l'idea di responsabilità individuale. Se tu pecchi contro la fertilità, sei colpevole. La presenza a corte di Rasputin crea altre dicerie di tipo, in questo caso, erotico. È uno strano meccanismo dove il folklore arcaico, pagano, dei contadini, però si innesta sui meccanismi della cultura di massa, moderna, cioè il fenomeno del pettegolezzo, di quello che noi chiameremo gossip. È un gossip di tipo moderno, come quello che noi facciamo su Fabrizio Corona. No, vabbè, ormai voi, Fabrizio Corona ormai è passato, voi siete giovani, non lo so su chi si fa oggi. Su chi si fa oggi il gossip? Ancora Belen, madonna, ma anche lei, già la metà Belen, vabbè, comunque. Questi fenomeni, come ho detto, barzellette, ingiurie, pettegolezzi a sfondo erotico, sì, però sono montati su una cultura popolare ancora totalmente contadina. Una cosa, e infatti nasce questa sorta di folklore su Rasputin che ha entrambe questi aspetti. Da una parte è quello che, appunto, l'eroe del gossip di tipo moderno, dall'altra parte è il genio del male, il mago cattivo, lo stregone che si è impadronito dell'anima della regina. È una cosa fiabesca, se ci pensate, no? Tra l'altro lui aveva anche molto il physique du rôle. Non so se avete mai visto Rasputin, cercatelo su Google, vedrete che sembrava proprio uscito da una fiaba come stregone malefico. Ci sono barzellette, freddure, per esempio quando lo zar si autoattribuisce l'onorificenza di San Giorgio, che è l'onorificenza massima al valor militare, circola la battuta fra i soldati, Giorgio sullo zar e Gregorio sulla zarina, tanto per darvi un'idea del livello a cui si arrivava. Altre battute, per esempio, c'è una vera e propria barzellette, Gregorio sarebbe Rasputin. Altre barzellette, come quella molto famosa al tempo, cioè due studenti di notte per la strada, uno dice all'altro, certo è proprio un imbecille lo zar, non si è accorto che c'è un poliziotto che dice, ha dato dell'imbecille all'imperatore, e lui, ma no, ma io non intendevo il nostro imperatore, intendevo l'imperatore tedesco, e il poliziotto, guarda che non mi freghi, l'imperatore tedesco non è un imbecille, capito? Quindi, per esempio, bisogna dire che la famiglia imperiale ce la mette tutta per acquisire popolarità durante la guerra. Lo zar diventa il comandante in capo dell'esercito, vuole essere lui a guidare l'esercito in battaglia, ma tra l'altro, come non sapeva fare quasi niente nella vita, certamente meno di tutto sapeva fare il generale. Infatti le perde tutte, già l'esercito era messo male, soprattutto con lui che lo guidava, si passa da una sconfitta all'altra, e le sconfitte diventano responsabilità diretta dell'imperatore. La zarina con le granduchesse diventano sorelle di carità, croce rossine, ma con il corso del tè degli anni la figura della croce rossina, che all'inizio è molto popolare, si svilisce, diventa anch'essa, proprio la croce rossina in quanto istituzione,
bersaglio di battute, di barzellette. Molte prostitute andavano a fare le croce rossine per andare al fronte in mezzo ai militari, per esercitare lì la loro professione, oppure ladre professioniste. Tra l'altro erano noti i festini, le orge al fronte tra ufficiali e croce rossine, che naturalmente la infermeria al fronte era l'unico posto, perché c'era il proibizionismo, in tempo di guerra non si vendevano alcolici, era l'unico posto dove c'era alcol e oppio in quantità, quindi feste proprio in un momento in cui milioni di persone combattevano e morivano in guerra. Quindi vedete che è un continuo screditarsi della famiglia imperiale. Pensate che subito dopo la rivoluzione comincerà una produzione velocissima di film. Quando lo zar era stato deposto, non era più sul trono, cade la censura, cominciano a uscire uno dopo l'altro film erotici sullo zar, addirittura con titoli che a noi sembrano tipo Le Forze Oscure, Le Forze Oscure 2, poi I Passatempi Notturni di Gregorio, che venne però proibito perché c'era una scena addirittura troppo esplicite dove lui si diceva nel cartellone dava lezioni di mansuetudine alle granduchesse, quindi non mi risparmio il resto. La famiglia imperiale è fortemente screditata. Arriviamo all'inizio del 1917, quando tra crisi politica generale, di cui avevamo già parlato, e guerra che va male, veramente la società russa non ne può più. Basta un evento tutto sommato abbastanza limitato a Pietrogrado, tra l'altro avevano rinominato Pietroburgo, che suona troppo tedesco, l'avevano rinominato Pietrogrado, tra l'altro prendendo un verso dal Cavaliere di Bronzo di Pushkin, che notoriamente è un poema che parla di un'inondazione, quindi tanto, insomma, tanto beneaugurante non era. Pietrogrado si chiamava nel poema di Pushkin Pietroburgo, e loro chiamano la città Pietrogrado. A Pietrogrado a fine febbraio si scatenano disordini per la mancanza di pane. La distribuzione dei viveri era totalmente disastrata, perché la maggior parte dei prodotti veniva mandata naturalmente al fronte, e il resto i contadini si rifiutavano di venderlo, perché l'industria non produceva più niente di utile ai contadini, l'industria produceva quasi solo armi, i contadini non avevano niente da comprare in cambio del pane, quindi se lo tenevano, e le città erano alla fame. Si scatena una rivolta il 26 febbraio a Pietroburgo, tra l'altro gli eventi diventano incontrollabili, anche perché il governatore generale di Pietroburgo era una persona veramente al di là del bene e del male, non riesce assolutamente a tenere il controllo della situazione e i disordini degenerano in rivolta generale. A questo punto, per la prima volta nella storia russa, le guarnigioni dell'esercito di Pietrogrado, a Pietrogrado c'erano guarnigioni, c'erano decine di migliaia di soldati, perché la capitale, tra l'altro avete presente, Pietrogrado non è tanto lontana dal confine ed è sul mare, quindi era piena di guarnigioni per difendere la capitale da un possibile attacco, si ribellano e passano dalla parte degli insorti. Cioè l'episodio che ha scatenato tutto è quando a un certo punto una compagnia di militari passa, avete presente a quella che ora si chiama il nuovo Pietroburgo, è piena di canali, è tutta costruita sull'acqua e sui canali, vedono una manifestazione da una parte del canale e la polizia dall'altra parte, che attraverso il canale spara addosso ai manifestanti disarmati. Questa compagnia di soldati vede questa cosa e comincia a sua volta a sparare sulla polizia, perché gli sembrava una cosa veramente da vigliacchi, oltre ogni immaginazione, e da lì è come una sorta di processo che si autoalimenta. Entro
Due giorni Pietrogrado è in mano agli insorti. A questo punto però c'è un vuoto di potere, lo zar era al fronte nel frattempo. Si creano contemporaneamente due istituzioni. Le poche persone che avevano in mano le leve per mettere insieme un'organizzazione di un qualche tipo. Guardate che Pietrogrado era già allora una città di centinaia di migliaia di abitanti, cioè in un momento di vuoto di potere, con la guerra in corso, diventava anche un problema di ordine pubblico, perché per esempio dare da mangiare alla popolazione, dare da mangiare alle guarnigioni di Pietrogrado, che contavano decine di migliaia di soldati, sarebbe successa l'anarchia se non si prendeva in mano la situazione. Nascono due organismi. Uno nasce dalla Duma, vi ricordate la Duma, il Parlamento, i capigruppo alla Duma creano un governo provvisorio, tutto di personalità dell'opposizione, ma opposizione moderata. Voleva essere un governo che in qualche modo garantisse una continuità, un governo che avrebbe potuto trattare con lo zar, chiedere l'abdicazione, magari per trasmettere la corona all'erede o a un altro parente e traghettare la Russia verso una monarchia costituzionale. Questa era l'idea. Ma nel frattempo era nato anche un altro istituto, ossia il Soviet di Pietrogrado. Soviet, noi lo chiamiamo così all'italiano, in realtà in russo è Saviet, che vuol dire consiglio. Era un'istituzione nata già durante la rivoluzione del 1905. Nel 1905 i Soviet erano comitati di fabbrica, una sorta di sindacati di base, che nel 1905 questi comitati, questi Soviet di fabbrica, avevano poi creato il Soviet di Pietrogrado come coordinamento di tutti i Soviet per coordinare l'azione rivoluzionaria degli operai durante il 1905. Questo era stato il Soviet del 5. Il Soviet rinasce immediatamente durante la rivoluzione di febbraio con rappresentanti da tutte le fabbriche di Pietroburgo, e ad esse si affianca anche il Soviet dei soldati. Anche le guarnigioni di Pietroburgo creano il loro Soviet. Nasce questa istituzione che non è prevista da nessuna costituzione, da nessun ordinamento, non si può considerare neanche un organismo statale, un'istituzione dello Stato vero e proprio. È un'organizzazione privata, sarebbe, perché sono gruppi, sono consigli elettivi di base di operai, di soldati che eleggono dei rappresentanti. A un livello superiore questi rappresentanti eleggono un altro consiglio che coordina tutte le realtà molecolari sul territorio, ma è un'autogestione, come quando voi fate un'assemblea occupate la facoltà, naturalmente a livello molto superiore, però non è un organismo istituzionale. Bene, questo organismo si trova però ad avere in mano il potere reale, perché chi ha in mano la gestione corrente delle cose, ossia gli operai che producono gli oggetti, producono i beni nelle fabbriche, e non solo gli operai di fabbrica, tra l'altro i Soviet esercitano il loro controllo anche proprio sui ferrovieri, sui trasporti. Se il Soviet non vuole, si ferma tutto il traffico pubblico della capitale, si fermano i treni, si fermano i giornali, non escono i giornali se il Soviet lo ordina. Capito? Il potere reale di base ce l'ha questo Soviet, tra l'altro il Soviet dei soldati. I soldati cominciano a rispondere più agli ordini dei loro
rappresentante del Soviet che non a quello degli ufficiali. Chi gestisce questi Soviet? Sono gestiti da rappresentanti di tutti i partiti socialisti. Noi avevamo già fatto una scorsa di quali fossero questi partiti, vi ricordate gli esseri? Gli esseri, menscevichi e bolscevichi. Per il momento la maggioranza ce l'hanno i socialisti moderati, che certamente volevano liberarsi dello zar, arrivare a, non volevano affatto una monarchia costituzionale, volevano instaurare una repubblica il più possibile democratica, col massimo possibile di tutela per lavoratori e comunque classi popolari, questo sì, ma senza arrivare a una completa trasformazione dello Stato, delle sue strutture, delle sue istituzioni. La rivoluzione più o meno si sarebbe dovuta fermare a questo: Repubblica, continuare la guerra, perché comunque i tedeschi avanzano e non si può, i partiti socialisti erano pacifisti, però nel momento in cui i tedeschi stanno avanzando, come si fa? All'inizio il Soviet prova a lanciare dei messaggi pacifisti all'estero, a convocare un grande congresso di pace di tutta Europa, ma inglesi e francesi gli ridono in faccia, dicono: oh, qui c'è da fare la guerra, ma che pace, scherziamo. E il Soviet non può contrapporsi troppo agli alleati, perché gli alleati finanziano la guerra in Russia. La Russia si basa per una larga parte sui prestiti degli alleati, non è che si poteva fare senza i francesi e gli inglesi. Si crea quindi un sistema molto instabile, con un governo che nessuno ha eletto. Fondamentalmente il governo provvisorio non l'ha eletto nessuno, non ha alle spalle un Parlamento, la Duma è stata sciolta praticamente, sono personalità pubbliche molto note che si autodichiarano governo del paese provvisorio. Il tentativo di proseguire la dinastia non riesce, perché lo zar abdica a favore di proprio fratello Michele, ma Michele dice: no, sì, figuriamoci, mette a fare lo zar in una situazione del genere. Prima si stabilisce che tipo di Stato ci sarà in Russia, poi semmai, se il popolo me lo chiede, io salgo al trono, ma non è che posso salire al trono, c'è una rivoluzione in corso. E si tira da parte. Quindi una situazione di caos con questo governo provvisorio che nessuno ha eletto, e il potere reale sul territorio gestito da questo Soviet, che però come non è un organismo dello Stato, non si capisce neanche bene che cosa sia, cioè è lì, esercita il suo potere, ma non è previsto da nessun tipo di dottrina politica, non si capisce bene come governo e Soviet possono collaborare. Ci sono alcuni problemi da risolvere subito, la situazione è drammatica. Primo problema, la guerra, l'ho già detto, la guerra va male, il paese è allo stremo, per appunto c'è stata la rivoluzione. Le masse vogliono pace, vogliono la pace, vogliono che la guerra finisca. Ci sono milioni e milioni di persone al fronte, praticamente tutti i maschi adulti, in particolare i contadini, sono al fronte. Anche l'economia non ce la fa più, sono 3 anni che nelle campagne lavorano solo le donne, i vecchi, i bambini. La guerra deve finire in qualche modo. Primo. Secondo, la terra.
I contadini da secoli aspirano al possesso della terra, di tutta la terra coltivabile. Per secoli sono stati servi della gleba, quando li hanno liberati di terra gliene hanno data pochissima, il resto della terra la devono affittare da padroni che non fanno niente. L'aspirazione dei contadini alla terra è secolare e si pone da subito. I contadini creano i loro soviet, infatti ben presto il soviet generale si chiamerà il soviet dei deputati, degli operai, dei soldati e dei contadini, e elaborano una loro proposta, cioè qui i soviet dei contadini elaborano una loro proposta sulla terra, ossia espropriare tutti. Loro dicono, i contadini russi avevano questa loro una sorta di motto nel quale, da secoli, nel quale credevano: la terra è come l'aria, non è di nessuno, l'aria è di chi la respira, la terra è di chi la lavora, chi lavora la terra ha diritto a usufruirne, non può essere privatizzata. Quindi la terra va alienata a chi la possiede senza lavorarla e va messa a disposizione delle comunità contadine, tutta. E anche questo è un bel problema, perché insomma, la terra apparteneva a qualcuno, uno può anche dire vabbè, chi se ne importa, espropriamoli. Anche questo però non andava bene per tanti motivi, non era così facile da fare, anche volendolo fare. Primo, perché le proprietà, i proprietari terrieri erano per una buona parte indebitati con le banche. Le terre erano sottoposte a vari tipi di impegni bancari. Le banche, a loro volta, erano in buona parte di proprietà straniera, francese, inglese. Quindi, se tu alieni tutta la terra e la dai ai contadini, le banche falliscono e gli inglesi e i francesi, coi quali la Russia stava facendo la guerra e dai quali finanziamenti la Russia in parte dipendeva, si sarebbero incazzati. Primo. Secondo, se tu, governo, accetti di espropriare la terra e di ridistribuirla fra i contadini, secondo voi cosa sarebbe successo immediatamente? Dove stavano i contadini in quel momento? Al fronte. Cosa avrebbero fatto i contadini? Avrebbero abbandonato tutti il fronte per tornare a casa, perché mentre loro stavano lì, chissà la terra se la pigliava. Quindi bisognava tenere duro almeno fino alla fine della guerra, se no l'esercito sarebbe sparito in 2 giorni, sarebbero tornati tutti a casa, tra l'altro portandosi dietro le armi. Non sono più i vecchi contadini russi dei secoli precedenti, poveracci, che se facevano una rivolta al massimo potevano andare col forcone. Sono milioni di contadini incazzati neri, affamati di terra, che hanno imparato a combattere molto molto bene, e tutti armati fino ai denti, bruttissima gente, non dal mio punto di vista, ma da quello del governo provvisorio sicuramente. Quindi bisogna tenerli buoni al fronte, in qualche modo bisogna inventarsi qualcosa perché non si sfasci tutto e non tornino a spartirsi le terre, probabilmente cosa che sarebbe avvenuta in modo violento su tutto il territorio del paese. Terza cosa, terzo aspetto della questione, l'organizzazione generale dell'economia. L'economia è in crisi profonda per la guerra, bisogna introdurre elementi di pianificazione, prezzi fissi per tutti i generi alimentari e per i prodotti di largo consumo e una distribuzione centralizzata. In tempo di guerra e di distruzione economica non può essere tutto affidato al libero mercato. In Germania, in Francia, c'era già un'organizzazione militare dell'economia.
In Russia no. Bisogna organizzare in qualche modo l'economia. Questi sono i grandi temi a cui se ne aggiunge un quarto. Come io dissi alla prima lezione dell'anno scorso, la Russia non è la casa dei soli russi e tantomeno lo era l'impero russo. L'impero russo era pieno di gente che di stare nell'impero russo ne aveva le scatole strapiene, perché per secoli gli avevano erano stati presi a calci in bocca. Finlandesi, polacchi, ucraini, caucasici. Potrei andare avanti a lungo con questi popoli. Chi più, chi meno, cioè con un livello non omogeneo di spinta indipendentista. I finlandesi, livello alto, infatti se ne vanno subito, non li vede più nessuno. Come vedete sono 100 anni che i finlandesi con la Russia, io la Russia, niente a che fare. I polacchi lo stesso, però i polacchi avevano la fortuna che la Germania era già arrivata, aveva già conquistato tutta la Polonia, quindi i polacchi con la Russia non avevano già più niente a che fare. Sulla carta buona parte della Polonia faceva parte dell'impero russo, ma nella realtà i russi in Polonia non ci avrebbero mai più messo piede. La Germania avrebbe voluto farne un suo protettorato, ma nel 18 la Germania crolla e quindi la Polonia si trova libera finalmente. La prima cosa che fanno è saltare addosso alla Russia bolscevica, lasciamo perdere. Sono popoli che tra di loro non si sono mai stati molto simpatici. C'è il problema ucraino, grande come una casa. In realtà gli ucraini, la popolazione, i contadini ucraini non ragionavano in termini politici, certamente erano diversi dai russi, da quelli che venivano chiamati allora i grandi russi, ma il nazionalismo era sicuramente più all'inizio una questione di gruppi dirigenti, che però nella situazione di caos del 1917 cominciano a fare proselitismo nel grosso del corpo popolare, quindi il nazionalismo ucraino comincia a diventare una forza politica di massa e Pietroburgo non sa bene come gestire queste troppe cose tutte insieme. L'idea è quella di arrivare, di portare il paese a un'assemblea costituente. Dicevano quei poveri disgraziati del governo provvisorio: state buoni, state calmi, soldati, state al fronte. Contadini, aspettate, popoli non russi, anche voi, non fate casino, non ve ne andate tutti insieme che poi dopo non si capisce più nulla. Aspettate, arriviamo a un'assemblea costituente, così si decide tutti insieme cosa si deve fare. Si vota un'assemblea che decide che status dare a questo paese e ai popoli che lo compongono. Il problema è che non si poteva indire un'assemblea costituente, o meglio, non era per niente facile farlo in tempi, per l'appunto, di guerra, perché numerose regioni occidentali erano occupate dai tedeschi. Non li facciamo votare quelli? Poi chi deve votare? I polacchi devono votare? I polacchi in questo momento stanno tutti, cioè nessuno è sul territorio russo. Come si fa a fare un'assemblea costituente che ambisce a decidere anche per i polacchi se i polacchi non ci sono? Metà degli ucraini non ci sono, i tedeschi stavano avanzando in Ucraina, in Bielorussia, nel Baltico. Vedete che oltretutto si fanno votare i soldati al fronte? Per quale zona, cioè per quale territorio? Per il territorio in cui sono in quel momento al fronte? Ma loro vivono da un'altra parte, è un casino, non si può fare durante la guerra, quindi bisogna aspettare la fine della guerra, ma la guerra non finisce, anzi va sempre peggio. Per quanto riguarda la guerra, come vi ho detto, le opinioni sono molto diverse, cioè una parte che vuole continuare il governo sostanzialmente, le personalità al governo vogliono continuare la guerra fino alla completa vittoria. Quindi
riprendersi tutte le terre perse, Costantinopoli, la Galizia, eccetera, eccetera, eccetera. Il programma per il quale si era cominciata la guerra. Ma è un puro sogno, perché il paese è distrutto, i tedeschi fra un po' arrivano a Kiev, ma quale Costantinopoli? Però da quello non si transige, anche perché o si dice così o gli alleati smettono di finanziare il paese. Il governo continua su questa linea, ma già a aprile avviene una rivolta a Pietroburgo, cade il primo governo provvisorio, proprio su questa cosa, sulla volontà di continuare la guerra fino alla fine. Si fa strada il piano B, cioè, guerra fino alla fine è irrealistico, la pace ora, qui, subito non si può fare. Proviamo a lanciare uno slogan conciliatore, magari che possa piacere anche agli altri popoli in guerra. Nasce lo slogan di pace senza annessioni né contribuzioni, ossia iniziare la guerra è stato un errore, i popoli che la stanno facendo devono rendersene conto, tornare allo status quo ante, ossia la mettiamo qui, si torna tutti nei confini di prima e ognuno organizza delle belle conferenze, ognuno a casa sua, per decidere i popoli con chi vogliono stare. La Russia, cioè in Russia i polacchi, in Germania c'era il problema dell'Alsazia-Lorena, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo voi le cancellerie dei paesi alleati come hanno risposto? Ciccia, esattamente, niente, non se ne fa di nulla, la guerra si continua. Nel frattempo a Pietroburgo, in treno, arrivando dalla Finlandia, era arrivata una personcina che avrebbe giocato di lì a poco un ruolo non indifferente, ossia Vladimir Ilyich Lenin. Qualche cenno su questo personaggio. Era il capo dei bolscevichi, da anni si trovava in esilio. Fino all'inizio della guerra se ne stava a Cracovia, che faceva parte dell'impero austriaco, ma era a 10 km dalla frontiera russa, e lì, tranquillo, a Cracovia, organizzava il suo partito bolscevico, che era un partito, dopo l'exploit della rivoluzione del 5, era molto diminuito, era un gruppo molto esiguo di militanti, vi ricordate i rivoluzionari di professione, questa idea che avevano i bolscevichi, totalizzante proprio della militanza. Con lo scoppio della guerra, Lenin ha una, per lui è una crisi molto forte, perché? Perché fino a questo momento i socialisti russi si erano sempre considerati membri a tutti gli effetti dell'internazionale socialista, ossia l'idea era quella: noi socialisti non abbiamo patria, noi siamo quelli che vogliono liberare il proletariato dalla schiavitù del capitale, il proletario non ha patria, il suo nemico non è lo straniero ma è lo sfruttatore capitalista, quindi non abbiamo patria e la nostra è un'internazionale di cui i partiti locali sono sezioni, giusto? Questa era l'idea. Però quando comincia la prima guerra mondiale tutti i partiti socialisti occidentali, ognuno vota a favore della guerra, francesi, tedeschi, inglesi, e gli unici che in maggioranza sono contrari, sono internazionalisti, come si diceva allora, ossia contro la guerra, perché il proletariato non ha patria e la guerra semmai bisogna farla ai padroni, rimangono i russi. Per Lenin è un grosso colpo, lui ci credeva all'internazionalismo, vede cosa succede in tutta Europa ed elabora quella che sarà la sua
teoria principale di lì agli anni successivi. Stiamo parlando di quello che ha fatto la rivoluzione comunista, quindi personaggio, io mi dilungherò un po' perché le sue idee sono importanti da conoscere, le idee che hanno... Naturalmente vi ricordate quando io parlo della eterogenesi dei fini, vuoi arrivare in India e scopri l'America, anche lì è lo stesso, Lenin aveva determinate idee, era un grande organizzatore, un grande tattico, ma quello che poi succede dopo che lui ci ha messo le mani è tutt'altro rispetto a quello che lui si aspettava dovesse succedere. Comunque, inizialmente l'idea è questa, da lui espressa nel 1914-15, dopo l'inizio della guerra. Dice, bene, l'internazionale è finita, i partiti socialisti hanno tradito quella che era il loro scopo. Cosa sta succedendo? Dice Lenin, noi siamo abituati a parlare del capitalismo come di un fenomeno nazionale, a livello nazionale. In ogni paese ci sono gli industriali e questi industriali sfruttano i propri proletari. Non è più così. Quella che noi chiameremo la globalizzazione, c'è stata la globalizzazione che lui chiama, naturalmente in modo diverso, è avvenuta una internazionalizzazione del capitalismo. I capitali che vengono investiti sono internazionali, è un circuito di soldi internazionale, globalizzato, che passa per banche internazionali. Tutto questo capitale è in mano a pochi piccoli, cioè a pochi grandi centri strategici, che una volta che tutto il mondo è stato conquistato da questa rete di capitale finanziario, nelle colonie, nei paesi formalmente indipendenti, ma in realtà sottomessi al capitale europeo, in quel momento è cominciata la guerra fra questi grandi centri per... Non c'era più niente da conquistare di nuovo, quindi si spartiscono il mondo. La guerra serve a far spartire il mondo da alcuni centri di potere economico, non indipendenti, no, che si servono degli stati come di marionette. Questa fase lui la chiama l'imperialismo. Noi veniamo da una storia novecentesca dove queste parole sono diventate moneta corrente e ormai se ne parla in genere in modo abbastanza ironico, ma inizialmente quando vengono inventate queste parole sono un motore potente per milioni di persone. L'imperialismo, cos'è l'imperialismo? È il mondo dominato da alcuni centri di potere economico che si servono degli stati per conquistare mercati. Le guerre servono per rompere gli equilibri precedenti e conquistare mercati, una guerra di rapina. Cosa bisogna fare? Dice Lenin. Lì dice Lenin, un capitalismo che è arrivato a questo è chiaramente nella sua fase terminale, perché non è più il capitalismo dei tempi di Marx capace di produrre enormi quantità di merci, che non ha praticamente concorrenti quanto a produttività, quanto a dinamismo. È un capitalismo di rapina. Non è più produttivo, propulsivo. È arrivato alla sua fase terminale, una guerra nella quale il capitalismo distruggerà se stesso. E l'inizio di questa crisi finale avverrà in Russia, perché la Russia è l'anello debole dell'imperialismo mondiale. È un paese completamente inserito in questa globalizzazione finanziaria, anzi è dominato dalla Francia e dall'Inghilterra economicamente, però ha una borghesia debole, perché è ancora arretrato, è ancora contadino al 99%, e ha un governo debole.
La borghesia inglese e francese è forte, è radicata, è al potere da 100 anni o più, in Inghilterra da 300. Lo Stato è forte, le istituzioni sono forti. C'è l'egemonia, un'egemonia ferrea nei paesi europei. In Russia no. Lo Stato è un guscio vuoto che verrà giù da un momento all'altro. Quindi la rivoluzione comincerà in Russia. Comincerà in Russia, ma dovrà subito espandersi in tutto il resto del mondo. In Russia si romperà l'equilibrio della guerra e la guerra si trasformerà da guerra militare tra stati in guerra civile che il proletariato in armi al fronte farà contro i propri sfruttatori. Lo slogan: voltate i fucili verso il nemico interno. Il vostro nemico non è quel poveraccio che vi spara addosso dalla trincea davanti, che è sfruttato come voi. Non è il tedesco. È il nemico del tedesco, non è il soldato russo. I nemici di entrambi sono i detentori del potere economico, quindi entrambi devono voltare il fucile e sparare su coloro che li hanno mandati lì. In una formula, trasformazione della guerra imperialista in guerra rivoluzionaria. Guardate che, se ci pensate, è un'idea dal fascino, soprattutto su questi milioni di persone che stavano da due anni al fronte, è un'idea veramente esplosiva. Il tempo passa e all'inizio del 17 sembra avverarsi ciò che Lenin aveva detto: la rivoluzione inizia in Russia. Il problema però è che il nostro amico è in Svizzera, deve tornare. Ah, tra l'altro, all'inizio della guerra se ne deve andare dalla Polonia. La Polonia è la parte austro-ungarica, naturalmente lui come cittadino russo non poteva stare in Austria-Ungheria durante la guerra e deve riparare in Svizzera. In Svizzera è chiuso in una specie di bottiglia, perché è molto difficile tornare in Russia. Dice: ma come? Poteva passare dalla Francia, poteva passare poi via mare dall'Inghilterra. Il governo provvisorio, la prima cosa che fa appena salito al potere, è emanare una circolare segreta a Inghilterra e Francia dicendo: questi, gli esuli che stanno in Svizzera, i pacifisti esuli che stanno in Svizzera, non li fate tornare qua, perché naturalmente avevano paura che tornando Lenin e gli altri come lui avrebbero fatto casino in patria, avrebbero cominciato a sobillare operai, contadini, soldati, quindi meglio se se ne rimanevano in Svizzera. Lenin a quel punto che fa? Si mette d'accordo con i tedeschi e si fa trasportare con i suoi seguaci dalla Svizzera attraverso tutta la Germania fino in Svezia, dalla Svezia risale fino al confine con la Finlandia, entra in Finlandia e scende giù a Pietroburgo. Dove lo attendono i bolscevichi rimasti a Pietroburgo, i quali, tra l'altro, io vi racconto anche qualche aneddoto così vi sgranchite un po' la mano. Naturalmente queste non sono quello che dirò ora, non ve lo chiedo all'esame, quindi potete anche riposarvi un attimo. Pensate, ci sono cose anche buffe nella rivoluzione del 17, sto scrivendo un libro ora perché l'anno prossimo, come sapete, è l'anniversario. Quindi la casa editrice per la quale scrivo quella roba che poi vi dovete sciroppare voi mi ha chiesto un libro sul 17, io mi sto divertendo un sacco. Ci sono degli aneddoti. I bolscevichi, subito dopo la rivoluzione di febbraio, quelli che stavano a Pietroburgo, hanno bisogno di una sede e non sanno dove andare. Allora, c'era una famosa ballerina di nome polacca, di nome Kszczyńska, la ballerina Kszczyńska, che era l'amante dello zar e di una numerosa serie di granduchi, andava solo con quelli della famiglia imperiale. Tra l'altro, essendo poi negli anni un po' diventata un po' anzianotta, aveva affiancato all'attività proprio diretta anche l'organizzazione di festini
dove invitava ballerine più giovani, quelle del suo corpo di ballo, per incontrare questi festini, i granduchi. Avete presente il Bunga Bunga, quello di Berlusconi? È più o meno la stessa cosa. Tutto questo avveniva al suo palazzo, uno dei palazzi più belli di Pietroburgo. In realtà a me sembra una pacchianata, un palazzo costruito apposta per lei a Pietroburgo in stile inizio Novecento. Avete presente quelle cose molto art déco, ma proprio, ma un po' di provincia, no? Con un gusto veramente un po' pacchiano, dentro tutto pieno di ori, stucchi, marmi, dipinti, veramente molto, roba proprio upper class, no? La Cecinska nei giorni di febbraio si prende uno spavento, non doveva essere una persona particolarmente intelligente, neanche lei, e si spaventa e si va a rifugiare da suoi amici a casa dicendo: oddio, oddio, c'è il popolo in rivolta, adesso arrivano qui e mi ammazzano. E mentre lei si nasconde, la servitù della casa, del palazzo, fa sapere ai bolscevichi, dice: guardate che il palazzo della Cecinska è vuoto, e arrivano i bolscevichi insieme a un reparto motorizzato dell'esercito e si installano nel palazzo. A piano terra mettono il parco motori, direttamente nel salone da ballo ci mettono gli autoblindi con le mitragliatrici, e il resto viene, prendono tutta la, diciamo, ma noi non siamo mica ladri, non tocchiamo niente, prendono tutti quadri, arazzi, mobilio di lusso, vasi Ming, prendono tutto, sbattono tutto dentro uno sgabuzzino, lo chiudono, tutti i vasi rotti, tutto distrutto, chiudono tutto lo sgabuzzino e il resto lo tengono loro per starci e farci le loro cose. E sentite, quando la Cecinska si rivolge al governo provvisorio, insomma, tanto non potevano fare niente perché i bolscevichi magari potevano anche buttarli fuori, però quelli stavano a piano terra, c'era il reparto motorizzato con le mitragliatrici pesanti, quindi con le cattive non era possibile stanarli. Mandano lì una delegazione del governo insieme alla ballerina. Sentite cosa succede, ho tradotto dalle memorie. Intanto i bolscevichi le dicono che loro di lì non si muovono e lei si mette a piangere, prima cosa. Poi la portano di sopra a vedere, le fanno vedere: guarda che noi non abbiamo rubato niente, stiamo tenendo tutto benissimo. Cioè, tenete presente che questi erano contadini, operai in armi, no? Quindi era gente che non aveva mai visto un bagno, cioè una vasca da bagno in vita propria. Per loro tenere bene una cosa voleva dire la cosa seguente. Dunque, dice la ballerina nelle sue memorie: la meravigliosa scalinata di marmo coperta dal tappeto rosso che portava al vestibule era coperta di libri e delle donne ci rovistavano in mezzo. Mi invitarono a salire in camera dal letto, ma ciò che vidi mi riempì di orrore. Il meraviglioso tappeto che avevo ordinato a Parigi era tutto imbrattato di inchiostro. Tutto il mobilio lo avevano portato al piano terra. Dal meraviglioso guardaroba avevano strappato le ante coi cardini. Tutti i ripiani erano gettati da una parte e al loro posto avevano ammassato fucili. Cioè usavano il guardaroba della ballerina per metterci i fucili innastati. La trattavano bene, non avevano rubato niente. Poi dice: nel mio bagno la vasca piscina era piena di mozziconi di sigaretta. Questi avevano visto la vasca piscina e detto: ma sarà una sputacchiera, no? E ci buttavano i mozziconi di sigaretta. E dice: guarda come te lo teniamo bene. E lei si mette a piangere, naturalmente. E dopodiché se ne va, non entrerà mai più in possesso del suo meraviglioso palazzo. Dopo migrerà a Parigi, festa finita con la ballerina Cecinska. Questo per darvi un'idea della situazione di totale caos in cui versa il paese. Nelle prime settimane c'è un clima di enorme entusiasmo. Pensate, un popolo che era stato tenuto schiavizzato per secoli, che non aveva mai potuto esprimersi, dire il proprio parere. Ci sono manifestazioni ovunque, sia a Mosca che a Pietroburgo, sono manifestazioni spontanee dappertutto. Manifestano i musulmani di Mosca che si portano dietro le bandiere rosse e il Corano e pregano Allah inginocchiati di fronte alle bandiere rosse. Manifestano i sordomuti di Pietrogrado, fanno una manifestazione i sordomuti chiedendo tra l'altro di avere un membro fisso sordomuto nel soviet di Pietrogrado. Manifestano gli invalidi che vanno in giro in carrozzella con un grande striscione: le nostre ferite chiedono la vittoria. Gli invalidi erano per continuare la guerra
fino alla fine. Manifestano le donne, naturalmente, le donne per chiedere diritti civili, politici. La Russia diventa uno dei primi paesi al mondo a far votare le donne. E dietro alle donne arrivano gli orfani, i bambini di strada, che manifestano a loro volta. Io sto leggendo tutti i giornali dell'epoca, proprio i quotidiani che uscivano, c'era questa cosa veramente incredibile degli orfani che manifestano come bandiere rosse, perché non hanno niente, usano le loro camicie strappate, usano le camicine che hanno rattoppate, le usano, le mettono sui bastoni e le usano come bandiere, chiedendo naturalmente di poter studiare, di poter andare a scuola, di fare una vita più normale. C'è una tale voglia di manifestazioni che a un certo punto c'è una scena, un gruppo di marinai su un tram riconoscono un deputato della Camera dei Comuni inglese, che era in quel momento in Russia in missione, un deputato socialista, e lo costringono a fare un comizio direttamente sul tram. Il tram gira per Pietroburgo e questo povero deputato inglese, con l'interprete, naturalmente deve fare un comizio in heavy rotation con questi che lo ascoltano e non lo fanno smettere. Cioè, dico, ma io smetterei. No, vai avanti, parla. E questo parla, sto povero inglese. C'è addirittura una manifestazione degli occultisti di Pietroburgo che evocano lo spirito del grande generale Skobeliev, chiedendogli indicazioni politiche su cosa fare. Cioè, grande Skobeliev, dici cosa dobbiamo fare in questo paese? E lui dice di continuare la guerra fino alla vittoria, naturalmente, addirittura gli occultisti. Questa è la Pietroburgo dei giorni rivoluzionari. In questo contesto arriva Lenin. Inizio aprile, fine marzo, inizio aprile. E si presenta subito, tra l'altro molto scenografico anche l'arrivo di Lenin, perché arriva la sera a Pietroburgo, a Pietrogrado, alla stazione di Finlandia, e lo fanno salire in piedi su un autoblindo dove fa il suo primo comizio in terra russa di fronte a migliaia di persone, dritto su un carro armato. Già quello simbolicamente faceva capire che tipo era. Lo portano al palazzo della Cecinska, naturalmente, dove lui prende residenza, che era il covo una volta buttata fuori la ballerina, e di lì cominciano i problemi. La prima cosa che fa Lenin a inizio aprile, va al Soviet e dice: amici del Soviet, siete dei buoni a niente, perché voi lasciate governare i borghesi. Per voi la rivoluzione è già bella e che è finita. Ma come è finita? Il bello comincia adesso. Noi dobbiamo proseguire la rivoluzione. Dobbiamo non prendere cioè migliorare un po' lo Stato così com'era. Noi dobbiamo spezzare lo Stato. Lo Stato, così com'è, è una macchina per opprimere le masse popolari. Noi dobbiamo spezzarlo e mettere al suo posto la dittatura del proletariato, dei contadini poveri, ossia dobbiamo rovesciare il dominio di classe. Per finora la borghesia, attraverso questo Stato, ha dominato le masse popolari, adesso dobbiamo rovesciare le cose. E naturalmente, come aveva già detto prima, dobbiamo non continuare la guerra, non limitarci alle parole d'ordine genericamente pacifiste, no? Vi ricordate lo slogan né annessioni né contribuzioni? No, dobbiamo trasformare la guerra in guerra civile. Ognuno dobbiamo dire ai tedeschi che non è che, sì, facciamo la pace, ma continuiamo subito dopo sparando ognuno sui propri. Questo dobbiamo fare. Lo prendono per matto, naturalmente. Il fatto è che il tempo lavora per lui, perché nessuno dei problemi viene risolto. I contadini rimangono senza terra, i soldati al fronte ne hanno le scatole sempre più piene, i bolscevichi cominciano ad acquistare sempre più popolarità,
nel Soviet sono ancora minoranza, ma piano piano crescono di numero e si arriva così alla crisi di luglio. A inizio luglio c'è un'altra crisi armata, proprio perché nessuno dei problemi è stato risolto, bastava pochissimo per scatenare nuovi tafferugli. Il pretesto, la causa scatenante inizio luglio è un ulteriore razionamento dei generi alimentari. Petroburgo ormai si tirava avanti con le tessere, era tutto tesserato e la quantità di cibo che si poteva ottenere giornalmente era da fame, mentre nel frattempo la speculazione c'era ovunque, cioè se avevi soldi potevi comprare al mercato nero tutto quello che volevi. Comincia una manifestazione a cui si uniscono reparti dell'esercito che marciano sul centro della città. Per ottenere, per fare cosa? Generalmente per protestare contro lo stato delle cose, ma soprattutto per marciare verso la sede dove si riuniva il Soviet e chiedere al Soviet di prendere il potere direttamente. Ossia, l'idea è questa: basta con questo governo che non fa niente, che non ci rappresenta, che nessuno ha eletto, il governo provvisorio. Un governo che tra l'altro la tirava molto in lungo con l'assemblea costituente, perché visto come l'aria che tirava, se si andava a votare i partiti socialisti avrebbero preso la maggioranza assoluta, quindi è chiaro che il governo provvisorio, cioè, calma, vediamo di, cioè, più in là si fa questa assemblea costituente meglio è. Quindi si fa strada sempre in fasce sempre più ampie l'idea che il Soviet dovesse mandare a casa questo governo inutile, fatto di capitalisti, ricchi, politici moderati, e prendere il potere direttamente, ossia stabilire un governo di tutti i partiti socialisti interni al Soviet. Quello slogan che si chiama "Tutto il potere al Soviet". Il problema è che il Soviet non vuole prendere il potere. Il Soviet era per il momento dominato da partiti abbastanza moderati che sostenevano il governo, quindi questa manifestazione va sotto il palazzo dove si riunisce il Soviet per chiedere al Soviet di fare una cosa che il Soviet non voleva fare, riteneva assurdo e pernicioso fare. E la situazione sfugge di mano, anche perché con Pietroburgo piena di gente armata e incazzata nera che scorrazza a destra e a sinistra con camionette, squadre di militari, operai armati, gente di tutti i tipi, è chiaro che molto presto scoppiano i primi tafferugli. Nessuno sa neanche bene chi stia sparando su chi, semplicemente c'è un caos generale in città. Ora, tanto per farvi di nuovo riposare un po' la mano, vi leggo la cronaca di un povero giornalista, un reporter piuttosto bravo dell'epoca, che si infilava sempre nei posti più sconsigliabili, perché poverino, lui voleva fare il suo lavoro, scrivere quei bei reportage proprio dal punto più caldo, così, che si trova nel mezzo di uno scontro, si chiamava Bogoraz di cognome, questo giornalista, si firmava Tan, e era un giornalista veramente piuttosto bravo del tempo. Sentite cosa dice. Sdraiato sul marciapiede a pancia in giù, istintivamente cerco di appiattirmi e accovacciarmi. Peraltro sopra di me ci sono altre quattro persone, la mia retroguardia è difesa in modo abbastanza accurato, solo non tirate calci.
Ce ne stiamo ammucchiati sul marciapiede proprio contro al muro, saremmo 500. Siamo diventati come bestiame da macello, oggetto di un metodico cecchinaggio. Ecco, risuonano le raffiche di fucile lungo la via. Piccole pietruzze sprizzano dal selciato e picchettano quelli sdraiati. Ma che diavolo! Scuoto via i miei incubi e giro la testa. Vedo quelli che dalla prospettiva Nevsky sparano verso di noi, sparano inginocchiati in tre file, come in battaglia. I loro volti sono decisi e pallidi. Un'altra raffica. Ma che fate, razza di un diavolo? Spaventiamo la borghesia, così dicevano oggi ai comizi verso sera. Cari, perché spaventarla? È già terrorizzata a morta, a morte, giace pancia a terra di fronte alle vostre pallottole. Una signora sdraiata accanto a me gratta il selciato con le unghie e singhiozza piano senza sosta. Abbasso il governo provvisorio, dicono i manifestanti. E lui pensa, a proposito, ma dov'è adesso questo governo provvisorio? Si è sbriciolato come un biscotto e le briciole sono sparse qua e là. Dove sei, governo? Rispondi, salvaci! Governo, ehi! Stop, una pausa nella sparatoria. Alzati pubblico, tutti saltano in piedi. Ci buttiamo in massa al portone più vicino, sfondiamo i vetri delle porte. Le signore si sono tagliate a sangue, ululano, stridono. Ci buttiamo in massa nell'atrio, corriamo su per le scale come una fiumana d'acqua. Fino al sesto piano, c'è davvero di tutto. Una coppia di speculatori del caffè accanto, soldati disarmati e addirittura marinai coi fucili. Ciclisti con le biciclette. In un manubrio si è impigliata una signora coi capelli e gli spilli del cappello e la bici se la porta dietro tutta attaccata a un toro meccanico. Vedete che scene per la Pietroburgo di luglio. È una situazione di caos ingestibile. In tutto questo Lenin è molto preoccupato, perché non è arrivato il momento, non è ancora il momento. Come vi ho detto, Lenin è un ottimo tattico, con una percezione perfetta dei rapporti di forza, un artista della rivoluzione, si potrebbe dire. Capisce esattamente cosa si può fare, quando lo si può fare. Infatti, quando la mattina del 3 luglio le masse di gente armata sfilano sotto il balcone del palazzo della ballerina Cecinska, lui dal terrazzo è lì con gli altri bolscevichi, che dicono: cavolo, oggi si fa, finalmente facciamo la rivoluzione, prendiamo il potere noi, come diciamo da mesi. E lui: ma voi siete pazzi, ma quale potere? Il tempo non è pronto, perché perché i bolscevichi sono in minoranza nel Soviet. Non possono prendere i poteri a nome del Soviet, essendo la minoranza dentro il Soviet, e sono deboli in provincia, sono deboli al fronte, nei reparti dell'esercito al fronte, sono poco rappresentati. Dice Lenin: guardate, noi possiamo prendere oggi il potere a Pietrogrado, ma domani dal fronte arriverà l'esercito e massacrerà gli operai di Pietrogrado. E poi con le manifestazioni non si risolve più niente, neanche con le manifestazioni armate. Non ha senso andare sotto le finestre del Soviet a chiedere che il Soviet prenda il potere se non lo vuole prendere. Dobbiamo noi diventare maggioranza dentro il Soviet e poi, allora sì, che faremo noi un'insurrezione armata. Ma quando saremo in maggioranza dentro il Soviet e quando l'esercito al fronte sarà talmente distrutto, talmente ormai disorganizzato, che nessuna reazione armata alla nostra presa del potere sarà possibile. Ora è troppo presto. E poi, dice Lenin, vi rendete conto dell'assurdità? Qui scateniamo una guerra civile fra reparti dell'esercito che vogliono dare il potere al Soviet e altri reparti dell'esercito che sono fedeli al Soviet che non vuole prendere il potere, e questi si sparano addosso. Ma facciamo ridere i polli, stiamo buoni. E infatti il partito bolscevico si tiene molto in disparte. Ci sono poi anche scene abbastanza buffe, per esempio beccano un ministro socialista, che è anche un uomo del Soviet,
il ministro dell'agricoltura, che era anche una persona abbastanza, questi marinai esagitati lo prendono in mezzo, uno lo prende per la collottola e gli dice prendi il potere figlio di un cane visto che te lo danno, e poi lo molla, naturalmente quello per una settimana non si è più ripreso dallo spavento. Finisce la crisi di luglio col ristabilimento dell'ordine più o meno, ma vedete è un ordine fittizio, perché se i problemi non... è come se Pietrogrado fosse il centro nevralgico dei problemi del paese, le sommosse, i tafferugli, i disordini che avvengono a Pietrogrado a ondate, prima a febbraio, poi ad aprile, poi adesso a luglio, poi l'ultimo, la rivoluzione d'ottobre, la presa del palazzo d'inverno, sono come il baricentro di tutti i problemi del paese. Se tu non risolvi quelli, hai voglia riportare l'ordine a Pietrogrado, prima o poi ci si ricasca, prima o poi i problemi ricominceranno, ci saranno altri disordini. Comunque viene ristabilito lo status quo, i bolscevichi vengono messi fuori legge, Lenin scappa in Finlandia, perché se lo beccano lo fanno secco di sicuro, si mette un parrucchino. Era un genio del travestimento, tra l'altro. Pensate che quando era ancora in Svizzera e doveva tornare in Russia, fra le varie ipotesi c'era quella di travestirsi da svedese, perché la Svezia era un paese neutrale, quindi facendo finta di essere svedese lui sarebbe potuto tornare in Russia, nessuno l'avrebbe toccato in quanto cittadino di un paese neutrale. Il problema, e gli dicono, sì però Vladimir Ilitch, tu non sai lo svedese. E lui ci pensa un po', dice, posso fare finta di essere uno svedese sordomuto? E dice, vabbè. A quel punto la moglie si mette a ridere e gli dice, Valodia, te tutte le notti quando dormi ti sogni i menscevichi e nel sogno Mugugni, stronzi, alla prima volta che ti sentono capiscono che sei russo e quindi che non sei affatto uno svedese sordomuto, e quindi poi dopo si affidano ai tedeschi che li rimandano a casa. Cosa succede da questo momento in poi? La situazione semplicemente si va deteriorando sempre di più. Dopo un po' c'è un tentativo di ristabilire l'ordine con un colpo di Stato militare. E sapete chi c'era dietro questo tentativo? Personaggio che voi conoscete già. Una persona decisa, molto esperta in trame e in lavoro sotterraneo. Chi, secondo voi? Savinkov, esattamente, torna fuori il buon Savinkov, che si è fatto nominare portavoce del governo presso il quartier generale dell'esercito e organizza un colpo di Stato militare per stabilire legge, ordine, guerra fino alla vittoria, legge marziale, eccetera, eccetera. Vi ricordate che vi dissi che se Savinkov avesse vinto, probabilmente sarebbe diventato una sorta di Mussolini russo, cosa per la quale lui aveva tutte le doti, assolutamente. Ma non riesce. Perché? Per un motivo molto semplice. Cosa fa Savinkov? In realtà a guidare l'esercito è il generale, il comandante in capo, d'accordo con Savinkov, il comandante in capo si chiama generale Kornilov, muove su Pietroburgo con i suoi soldati, ma ai soldati avevano detto che muovevano su Pietroburgo perché a Pietroburgo c'era un nuovo tentativo di rivoluzione. Quando arrivano questi distaccamenti militari, arrivano vicino a Pietroburgo, incontrano i militari che stavano già a Pietroburgo, che gli dicono guardate che qui non sta succedendo niente, vi stanno prendendo in giro, vi stanno usando per un colpo di Stato militare. I soldati si squagliano tutti e Savinkov e Kornilov restano lì come due piccioni senza più nessuno che li segue.
Quindi il colpo di Stato di Savinkov-Kornilov fallisce. Ma non finisce qui la storia di questi due personaggi, perché sarà Kornilov come militare, Savinkov come esperto organizzatore, saranno i due organizzatori dell'Armata Bianca, già nel 1918, dopo la rivoluzione d'ottobre, saranno gli organizzatori dell'Armata Bianca. Cosa succede d'ora in poi? Niente di particolare, tutto continua ad andare a ramengo. Intanto i tedeschi hanno conquistato Riga, l'esercito russo è completamente allo sfascio, anche perché in estate è cominciato il momento caldo dei lavori nei campi e i contadini si sono stufati di aspettare. Siccome la terra non gliel'hanno data, hanno deciso che se la prendono, e comincia la spartizione violenta delle terre. I proprietari terrieri che vengono beccati vengono trucidati, le tenute di campagna nobiliari vengono rase tutte al suolo, tra l'altro con una perdita, per noi che studiamo la cultura russa, con una perdita enorme, perché in queste case da secoli si conservavano pinacoteche, biblioteche personali, archivi di scrittori russi, cioè un'intera civiltà viene completamente distrutta in questo modo dai contadini. Io non dico che abbiano fatto, dal loro punto di vista è chiaro, per loro la tenuta nobiliare era il centro dello sfruttamento, il posto dove i loro padri erano stati fustati, le loro madri erano state violentate, volevano distruggere queste case, questo mondo, e così fanno durante l'estate. I contadini sono sempre più incattiviti, sempre più imbarbariti, si ammazzano fra di loro, uccidono gli emissari delle città, il governo manda in campagna dei reparti di requisizione delle derrate alimentari, perché nelle città non c'è più niente da mangiare. I contadini danno la caccia a questa gente, li torturano nei modi più terribili. Pensate, impiccano la gente per i piedi, scuoiano la gente, beccano, ci sono degli emissari del governo che vengono beccati legati a un albero con le loro budella, cioè li sbudellano e poi li fanno correre intorno all'albero finché non sono legati all'albero, e lì li lasciano ad agonizzare, gente tagliata a pezzi, veramente una cosa orribile. Il contadino russo, quando si incazza, cioè subisce per secoli, ma quando si incazza, chi di voi ha letto La figlia del capitano dovrebbe ricordarselo, non è che fossero cambiati molto da quei tempi, solo che a differenza che ai tempi di Pugachev, questi qui hanno imparato a combattere, hanno fucili, mitragliatrici, in ogni villaggio ci sono interi fienili pieni di mitragliatrici, fucili, addirittura cannoncini leggeri. I contadini imparano a montare le mitragliatrici pesanti sui carri per il fieno, trainati dai buoi. È una cosa che si chiama tachanka. La tachanka, tra l'altro trovate una simpatica canzone molto russa se cercate su YouTube, ve lo scriverei anche in russo, se scrive tachanka, proprio se scrivete in cirillico tachanka su YouTube trovate una canzoncina che parla della tachanka. È una canzone dei tempi della guerra civile, naturalmente un modo di fare guerriglia molto funzionale, perché tu puoi coprire la tachanka di fieno e quello sembra un carro di fieno e ne puoi muovere diversi contemporaneamente. A un certo punto il nemico neanche sa di essere circondato, butti giù il fieno e sotto c'è uno già pronto alla mitragliatrice, pronto a spararti. Succede un casino. Nel frattempo i bolscevichi continuano ad avere sempre più successo e vincono le elezioni nel Soviet di Pietrogrado e anche in quelle di Mosca. A questo punto Lenin dice: ecco, ora è il momento, adesso è il momento.
e sceglie il momento che a lui sembra ottimale della prima riunione del Soviet appena eletto, dove i bolscevichi sono in maggioranza, ma ci sono anche gli altri naturalmente, però sono in minoranza. Il primo giorno, sia il 24 ottobre secondo il vecchio calendario, di prendere il potere e mettere la prima riunione del Soviet appena eletto di fronte al fatto compiuto. Non bisogna ritardare oltre, perché è già stata indetta l'elezione della famosa assemblea costituente. Durante il mese di dicembre si sarebbero dovute svolgere, naturalmente in più giorni, perché in tutta la Russia ci vogliono giorni e giorni, per far votare tutti, donne, quindi gente che non aveva mai votato, portare lì le urne. Durante dicembre si sarebbero dovute svolgere le elezioni e Lenin voleva fare la rivoluzione prima, per mettere anche, cioè per far vedere alla popolazione che i bolscevichi potevano risolvere i problemi del paese una volta al potere. Quindi da una parte mettere il governo, il nuovo Soviet appena eletto di fronte al fatto compiuto. Due, però prima dell'assemblea costituente, perché la gente poi, visto che i bolscevichi avrebbero subito risolto i problemi, votassero l'assemblea costituente per i bolscevichi. Quindi non prima, non dopo, 24 ottobre avviene la famosissima presa del Palazzo d'Inverno, vengono arrestati i ministri e non i bolscevichi in quanto partito. Attenzione, Lenin su questo era sempre stato chiarissimo: noi non dobbiamo prendere il potere come partito, perché altrimenti non ci seguirà nessuno, noi dobbiamo prendere il potere a nome del Soviet, è il Soviet che prende il potere, il Soviet dei deputati, operai, contadini e dei soldati. Prendono il potere e il primo governo sovietico, uso sovietico nel senso di espressione del Soviet, emana primo il famoso decreto numero uno, decreto sulla pace. La Russia dichiara in modo inequivocabile di volere uscire dal conflitto. In questo decreto ci sono cose storiche comunque, per esempio il primo documento ufficiale di uno Stato che denuncia il colonialismo. Questo decreto ora non lo ricordo a memoria, ma diceva: noi non vogliamo, il popolo russo non vuole più combattere questa guerra, una guerra di rapina, è una guerra fatta per colonizzare popoli liberi. Quindi, decreto sulla pace, decreto numero due, subito dopo cosa sarà stato secondo voi? Decreto sulla terra, e c'è scritto semplicemente: contadini, volete la terra, prendetela, fate cosa vi pare, il governo sovietico vi dà carta bianca. Tanto i contadini, cioè erano due decreti, in realtà era una furbata dal punto di vista di Lenin, erano più o meno a costo zero, perché i contadini tanto la terra se la stavano prendendo lo stesso, la pace tanto l'esercito ormai è distrutto, la guerra non la stavano praticamente più facendo, le stavano solo prendendo dai tedeschi. L'idea è quella che adesso all'assemblea costituente tutti voteranno per i bolscevichi, ma non va così. I bolscevichi prendono una buona percentuale, ma non sono la maggioranza all'assemblea costituente, che a gennaio si riunisce ed ha una maggioranza socialista moderata. Quindi i bolscevichi sono al potere perché lo hanno preso con la forza il 24 ottobre, ma all'assemblea costituente sono in minoranza. Questa volta Lenin non ci ha beccato. È un bel problema, che adesso l'assemblea costituente non farà tutto quello che dicono i bolscevichi. Cosa succede? Lo saprete domani.